Mi ha appena invitato su Brawl Stars un certo Papa Frank 71. Ciao, cazzo san, grazie per aver accettato la richiesta. Ciao, mi hai iscritto su Instagram, giusto? Perché su Instagram ricevo miliardi di messaggi ogni giorno di richieste d'amicizia. Sì, preferivo parlare qui perché non sono molto bravo a usare Instagram. Scusami, quanti anni hai? Cioè, non credo sia davvero un papà, ma l'abbia scritto così per trollare. Potrei essere tuo padre? Ho 50 anni! Ma sta scherzando questo? No, scrivete ora qui sotto nei commenti se vostro padre gioca a Brawl Stars. Ah, ecco perché c'è scritto 71 nel nome. Forse perché si riferisce a 1971 e di conseguenza a 50 anni. Ah, piacere di conoscerla. Ti contatto perché spiando dal tuo canale ho visto che stai accettando molte sfide su Brawl, scritto con la O, Star. E mi sono fatto avanti. Oh mio Dio. Ah, mi fa piacere. Da quanto gioca Brawl? Cavolo, lui mi ha scritto non darmi del lei. Ah, scusami. Da quanto giochi? Gioco da poco tempo, diciamo che solo per passare un po' il tempo. E beh, oh, considerando che a 50 anni sto signore ha ben 12.838 trofei, non male. E poi mi ha spronato mio figlio a scaricare il gioco. Ma chi è più forte, tu o tuo figlio? Ed è proprio per lui che ti contatto, è nata una sfida in famiglia. Infatti non mi prende mai sul serio su questo gioco, cioè è nato un conflitto tra padre e figlio. Ma io cosa c'entro in questo conflitto? Lui è convinto che non sono in grado di arrivare a livelli alti, quindi ho deciso di sfidarti in modo che possa dimostrargli che si sbaglia. Lui ti segue da tanto e sono sicuro che se riuscirò a vincere la sfida finalmente capirà. A me non mi ascolta, sicuramente ascolterà te. Non ti preoccupare, non ho nulla contro di te. Non mi voglio intromettere in questioni familiari, ma se vogliamo giocare insieme va bene, partiamo con una duo. Non ti preoccupare, è solo una questione fra di noi. Grazie di nuovo. E la fortunata di oggi che si becca la mia amicizia è Greta. Grazie mille per aver inserito il codice Kazu. Mi raccomando, inseritelo tutti, KAZU, prima di ricaricare le gemme oppure shoppare le offerte. Il carissimo Papa Frank mi ha chiesto che brawler metto e io gli dico prova con Colt. Ed eccoci qui nella primissima partita. Non ci credo, cioè io tutto mi sarei aspettato tranne che giocare a Brawl Stars con il padre di un mio fan. Cioè, ma quante probabilità c'erano? E poi non è un semplice padre di un mio fan. Tra l'altro, se stai guardando il video ti saluto. Ciao Frank, e saluto anche il figlio, che onestamente non so come si chiami. Tra l'altro si chiama Frank, proprio come il brawler, ma credo che si chiami tipo Franco, Francesco, una cosa del genere. Magari dopo glielo chiediamo. Attenzione, distruggiamo le cassette. Eccoci qui, già ben 4 power up. Devo essere sincero, si sa muovere abbastanza bene. Si vede che c'ha esperienza e comunque c'ha le sue 12.000 coppe. Attenzione, guarda quanto pusha! Ma quanto ma sta pushando troppo! Scappiamo! Ecco perché è nata la sfida tra padre e figlio! Ed eccolo qui, è respawnato. E intanto, se non l'hai ancora fatto, io ti consiglio di iscriverti al canale. È un bel consiglio perché escono tantissimi video epici come questi. Lui ovviamente si è fatto killare di nuovo, ma io adesso... No, raga, come faccio contro Sandy? È molto complicato. Mancano ancora 5 secondi. Però Papa Frank non può fare queste cose. Papa Frank, signor Francuccio, non può assolutamente lasciarmi da solo in queste situazioni. Guarda qui, guarda quanto pusha. Ma sta pushando davvero. E vabbè, vabbè, adesso questo qui si rigenera pure la vita. E ovviamente adesso mi killano. E ti pareva? Non ci voglio credere. Vabbè, terzo posto, almeno non perdiamo coppe. Non so usare bene CLT. COT, CLOT, COLT. Ah, ok, finalmente l'ha scritto. Io gli ho detto sei molto bravo, ma pushi troppo. In che senso pucci? Che significa? Che vai troppo addosso agli avversari, devi essere più safe. Ah, ok, spero abbia capito cosa vuol dire safe. Appunto, lo sapevo! Che significa safe? Diciamo che devi stare più sulle tue. A proposito, come ti chiami? A few moments later. Allora, io sto qui da più di 5 minuti e lui è praticamente offline. Dai, ma io volevo parlare con Frank, mi era affezionato. Eccolo! Eccomi, scusa, mi aveva chiamato mia moglie al telefono. Non ci credo, ma io come posso ritrovarmi in una situazione del genere? Non ti preoccupare. Comunque mi chiamo Francesco, ma tutti mi chiamano Franco o Frank. Va bene, io ti chiamerò Frank come il brawler. A proposito,
proposito, facciamo una 1v1 con lui. Mi piace molto anche il tuo nome, che origini hai? Sono italiano, ma il mio nome è giapponese. E poi lui ha scritto: in che senso 1v1? Oh mio Dio, raga. Cioè, ovviamente ha 50 anni, quindi non capisce niente del gioco e di tutti sti termini. Aspetta, ci penso io. Quindi usciamo da questa lobby e lo invitiamo all'interno dell'amichevole. Eccolo qui, disattiviamo tutti i bot. Metti Frank. E lui risponde: di nome e di fatto. Tutto mi sarei aspettato nella mia vita tranne un 1 con... Oh mio Dio! Oh, oh cavolo! Sì, ovviamente lui non ha attivato il gadget perché non è super esperto. Io, attivando il gadget di Frank, riesco ovviamente a non essere stunnato. Primo gol portato a casa, però direi di giocare un attimino più safe. Dai, adesso non userò più i gadget, così gli diamo un minimo di vantaggio. Attenzione, aspetta, fermo. Anche io la super. Cavolo, stavolta mi ha stunnato lui a me. Quindi ci portiamo sull'1-1. Come vi avevo già detto, per dargli un minimo di vantaggio non uso i gadget. Ok, si è portato anche lui il gol a casa, 1-1. Aspettate, fermi. Adesso lo faccio vincere apposta, così lui si crede forte. Aspetta, ma stunato, vai, killami. Faccio finta che lo colpisco un poco. Raga, lo facciamo vincere apposta e vediamo quale sarà la... Che cavolo ha fatto? Che cosa combina? Non ci credo. Faccio finta che sbaglio la super. Ha vinto! Ha vinto Papa Frank 71. Vediamo la sua reazione. Lui ha scritto: bella partita. Adesso noi cerchiamo di fomentarlo un po'. Cavolo, ma sei fortissimo! Vi immaginate se Papa Frank vede questo video? Non esageriamo. Comunque grazie. E io gli scrivo: per avere 50 anni sei forte. Lui ha scritto: mi stai dando del vecchio? No, assolutamente. Era un complimento. Devo chiederti una cosa. Dimmi. Mio figlio mi chiama sempre Nabbo. Che vuol dire? Ma cosa vuol dire Nabbo? Non ci credo. Nabbo vuol dire tipo che sei inesperto del gioco, ma ovviamente lo dice per scherzare, credo. E di che? A proposito, che lavoro fai? Lavoro in un'azienda. Ah, bene, che tipo di azienda? No, raga, non ci credo. Mi ha mandato la richiesta Andres Pro 13. Ma cosa sta succedendo in questo video? Questo qui è il bambino di 8 anni. Ciao Andre. Oh mio Dio, raga, non ci credo. Ciao. E poi Papa Frank scrive: ciao. E poi Andres scrive: Kazu. Non ci credo in che situazione mi sono ritrovato. Kazu, ti amo. Io per sbaglio ho scritto F. Frank, lui è Andrea, un mio fan. Ciao Andrea. Andrea, lui è Frank, il padre di un mio fan. Non ci credo. Ciao Frank. Ma tra l'altro come l'ha scritto Frank? Mi chiamo Frank. Bene, si è corretto. Ragazzi, facciamo una 2v1. Voi due contro me. Sì, io contro voi. Ma come tu contro noi, Andre? Come fai? Frank scrive: ok, per me va bene. Ottimo, dove volete giocare? Papa Frank scrive: mi piace il calcio. Ok, football. Andrea scrive: boh. Boom! Kazuo-san contro un padre di 50 anni e un bambino di 8 anni. Raga, questo credo che sia seriamente il video più epico di tutto il mio canale. Aspetta, fermi. Che provo in questo modo. Attenzione, Kazuo-san li stunna entrambi e li stunna di nuovo. Non ci credo. No, raga, se riesco a vincere 2 contro 1, dovete per forza lasciare mi piace a questo video e iscrivervi al canale, perché sarà seriamente, oh mio Dio, il video più epico del canale. Per fortuna che Papa Frank ha sprecato la super. Oh cavolo. Ah, Papa Frank ha appena segnato. Ok, devo essere sincero, Papa Frank è più forte del bimbo di 8 anni. Lo riesco a stunnare di nuovo, ma è impossibile. Dai, 2 contro 1. Comunque sono scarsetti. Ma che sta facendo Papa Frank? Ragazzi, guardalo qui. No, ma come ha fatto a stunnarmi? Dai, ma è incredibile sta cosa. Ok, riesco a stunnare Papa Frank. Procediamo in questo modo. Cavolo, non riesco neanche a killare Pocio. Devo avanzare da quest'altra parte. Con calma, Kazu, con calma.
calma, vai che non mi colpisce, vai che non mi colpisce. Aspetta, uso il gadget di... No, fermo, sì, mi porto a casa la partita. Let's go. Ti amo, Kazu, siete forti ma si può migliorare. Poi il bambino di 8 anni scrive: mi ha laggato. E Papa Frank scrive: bella partita. Basta, per favore. Inserite il codice Kazu in fondo al negozio per il video più epico di Brawl Stars. E se volete la mia amicizia, ciao.